Ciao a tutti e benvenuti finalmente al video in cui rispondiamo alle vostre domande. Ci abbiamo messo un po', io e Dario, perché siamo straimpegnati, ma eccolo qui e quindi finalmente questo è quello che conta. Vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale di Dario, Amico Relai, che ultimamente fa pochi video perché è impegnatissimo anche lui come me, però sono sempre tutti di ottima qualità. Davvero ogni video che fa Dario alla fine mi invoglia a vederlo, non è uno dei canali di cui posso anche saltare dei video, sono tutti molto molto approfonditi e ben fatti, quindi iscrivetevi al canale di Dario. Passiamo subito alle domande con la prima di Marco Maini: quanto spendete al mese per le vostre passioni? Tanto, ovviamente Marco, spendiamo veramente tanto, almeno io spendo tanto, non so quanto spende Dario, ma credo abbastanza anche lui. Io specialmente ultimamente cerco di vedere comunque molto al mercato dell'usato per risparmiare un pochino, però se intendi le passioni in generale, quindi musica, cinema e fumetto, siamo veramente da un minimo minimo di 200 euro in su. Allora, intanto ciao a tutti e grazie a tutti coloro che hanno partecipato a queste domande random. Per evitare di dilungarmi troppo, iniziamo subito con rispondere alla prima domanda. E in realtà le mie spese mensili sono estremamente variabili, posso passare da un minimo di 70-80 euro fino ad arrivare anche a 150-170. Chiaramente dipende dalle offerte, dagli sconti che trovo. Se spendo di più è dovuto magari a delle cose che trovo su internet, magari Amazon piuttosto che eBay o Mondadori Store, se magari accumulo anche ulteriori sconti, perciò alla fine dipende dal mese, dipende anche da quante cose escono che mi interessano proprio in quel mese. Pinusher chiede: com'è nata la vostra passione per il fumetto e l'animazione? Quella per l'animazione nel mio caso è nata prima, anche se poi diciamo si è un po' arenata, con le serie che vedevo da bambino, i Cavalieri del Zodiaco, i 5 Samurai, le serie di Tezuka, la Principessa Zaffiro, Orange Road, poi più da adolescente. E ultimamente però non guardo tanti anime, più per mancanza di tempo che altro. Guardo solamente i film d'animazione, lo studio Ghibli, Mamoru Oshii, tutto quello che mi manca della grande animazione, ma difficilmente seguo qualche serie. L'ultima che ho seguito con passione probabilmente è Evangelion, quindi si parla di tanto tanto tempo fa. Quella per il fumetto è nata poi poco dopo, quando vidi in edicola il primo numero di Saint Seiya, o addirittura in realtà prima, comprando il numero 3 di Magazine, se non sbaglio, che era appunto lì sperduto in un'edicola, si parla veramente dei primi anni 90, dove c'erano la Mu, Mai di Ryuichi Ikegami e altre opere validissime, in formato rivista però. E il primo monografico appunto credo sia stato Saint Seiya e poi subito dopo, poco dopo, Ken il Guerriero, sempre della Granata Press. Che bei tempi. La passione per il fumetto è nata parecchio tempo fa, credo intorno alla metà degli anni 90, e come penso la maggior parte ho iniziato a leggere Topolino e poi ovviamente grazie alla visione di Dragon Ball la cosa si è spostata più verso il fumetto giapponese, quindi i primi manga li ho acquistati verso il 1998-99. E mentre per quanto riguarda l'animazione, anche lì in realtà è nato tutto con Bim Bum Bam, quindi negli anni 90, nel pomeriggio io non facevo altro che guardare tutti i cartoni che davano su Bim Bum Bam. Mentre crescendo verso i primi anni 2000, soprattutto grazie a MTV, al mitico e purtroppo compianto Anime Night del martedì sera, guardavo di tutto, quindi Inuyasha piuttosto che Evangelion, poi è uscito anche Death Note, quindi tutte queste cose qua. Però diciamo che è stato più il fumetto che è stato un boom per me, l'animazione è sempre stata un qualcosa di passeggero, magari c'erano dei periodi in cui guardavo qualcosa di più e altri in cui guardavo di meno, però la cosa si è concentrata unicamente col fumetto. Qualcuno mi aveva chiesto sulla mia pagina quali erano i tre videogiochi preferiti, non mi ricordo chi è perché purtroppo ho perso il post, ma rispondo subito dicendo che per i videogiochi di ultima generazione sicuramente Fallout e The Last Guardian sono quelli che mi sono piaciuti di più. Ci sono stati tantissimi giochi per PS2, per PS1 e anche prima ovviamente per NES, Super NES. Ho avuto tutte le console grazie a mio fratello che comunque aveva la passione per i videogiochi. Per il Dreamcast è la mia console preferita, ma a parte questo, un gioco che era uscito per PS2, se non sbaglio, ovvero Tenchu, una piccola perla, secondo me, un gioco di ninja ambientato nel Giappone feudale, veramente splendido, mi piacerebbe tantissimo se fosse, rimasterizzato e pubblicato anche su PS4.
Per quanto riguarda i 5 videogames, magari qualcuno lo sa, qualcuno no, forse la maggior parte no, io non sono per niente un videogiocatore. Sono rimasto, credo, alla PlayStation 2 e nonostante abbia ancora parecchi videogame di Super Nintendo, PlayStation 1, sono rimasto ancora a quelle vecchie console, vecchi videogame, vecchi platform mitici o al massimo picchiaduro tipo Tekken. Dei videogiochi di ultima generazione non li gioco, anche perché non ho console e sinceramente neanche mi interessa, e invece se ogni tanto magari mi parte la vena nostalgica mi butto su Donkey Kong, Super Mario del Super Nintendo, anche Crash Bandicoot 1, 2, 3 della PlayStation 1. Davide Trule che chiede: quali sono le nostre 5 cose preferite nella vita? Che è un po' così generico, però dirò 5 cose, quindi non legami affettivi o altro, ma le 5 cose materiali o comunque hobby, passione nella vita. Al primo posto metterei indubbiamente, come credo immaginate, il fumetto. Diciamo che comunque la mia passione è l'arte in generale, io considero tutto arte questo. E mi piace tantissimo la musica, i concerti li adoro, anche se ultimamente ci vado un po' meno, ma veramente negli anni ne ho fatti a migliaia, e non scherzo. E il cinema mi piace tantissimo. Il pro wrestling è un'altra delle mie grandi passioni. E al quinto posto poi metterei i videogiochi, che è una passione, diciamo, che ho ripreso un po' più costantemente da poco, avendomi regalato alla mia ragazza la Play 4, ho ripreso a giocare un pochino, e mi interessa molto lo Switch, quindi sono curioso di vedere come sarà quella nuova console Nintendo. 5 cose preferite nella vita, e questa è una domanda a un milione di dollari, ce ne sono tantissime. Vabbè, alla fine diciamo che quelle che maggiormente preferisco sono i miei interessi, quindi il fumetto, lo sport e comunque vabbè, uscire con gli amici, stare in compagnia. Marco Verdi ci fa una serie di domande: il fumetto inedito che vorreste in Italia? Così diciamo di primo acchito direi Kyojin no Ashi, ovvero Tommy la stella dei Giants, è uno di quelli che vorrei di più. Poi Kinnikuman, ce ne sono altri, ovviamente Hajime no Ippo, però questo è quello che vorrei di più. Il fumetto inedito che vorrei, ce n'è qualcuno, e probabilmente mi piacerebbe vedere Da una vita, perché ogni anno spero sempre che qualche casa editrice lo porti, purtroppo non è così, ed è Bambino, un signor manga sulla cucina, tra l'altro vista da un'ottica non iper fanservice o piena di power up come può essere per esempio in Food Wars, ma qualcosa di veramente fatto come si deve. Quindi forse se ce n'è davvero uno è proprio Bambino. E poi ogni tanto spero sempre in qualche riedizione di serie che oramai sono introvabili, tipo Lone Wolf e Cub, piuttosto che L'Immortale, che vabbè non si sa se qualche casa editrice, visto che vabbè la Planet Manga avrà ancora i diritti, immagino, però non editando io spero che decadano, in modo che qualche altra casa editrice possa rieditarli in seguito. La casa editrice più odiata è la Goen, indiscutibilmente. La Planet ormai diciamo che si è stabilita su dei livelli decenti, a livello di non di pubblicazione, perché sta pubblicando veramente della roba orrenda, ma quantomeno di edizioni che sono accettabili. Casa editrice più odiata, allora potrei dire la Goen, come ha detto Maurizio, ma non collezionando praticamente più serie di questa casa editrice, perché ogni volta che magari iniziavo qualcosa avevo il terrore che non venisse portato a compimento. Adesso non ho praticamente più niente della Goen, anzi nulla della Goen. Direi che la casa editrice che odio di più è RV Lion, anche perché ho diverse serie ancora in corso che escono anche lì, boh, quando si ricordano che devono uscire, e spero sempre che non ci siano problematiche, purtroppo le problematiche ci sono sempre. Ci chiede ancora il fumetto al quale siamo più legati dal punto di vista affettivo, e per me direi La storia dei tre Adolf di Osamu Tezuka, perché oltre ad essere una meraviglia è uno di quelli che ricordo maggiormente di impatto, perché lo lessi che ero veramente giovane, poi l'ho dovuto rileggere chiaramente per capirlo appieno, ma l'impatto che ebbe quando lo lessi a 14, 15, 16 anni fu veramente veramente notevole, è una delle cose che più mi fece avvicinare al maestro Tezuka. Il fumetto al quale siamo più legati, credo senza dubbio Dragon Ball, anche perché è stato proprio il mio primo manga, quindi proprio a livello affettivo credo proprio che Dragon Ball sia sopra qualunque altro fumetto, quello che più mi fa ricordare che questa passione, questa grande passione è iniziata soprattutto grazie a lui. Anime preferito dell'infanzia e del presente? Ho risposto già prima, diciamo preferito dell'infanzia direi
Saint Seiya, Cavalieri dello Zodiaco e del presente Neon Genesis Evangelion. E l'autore che più mi ha segnato nel mio percorso fumettistico è sicuramente Osamu Tezuka. O probabilmente dovrei dire Tezuka, ma ormai sono abituato a dire Tezuka, l'ho sempre chiamato così, e mi riesce difficile usare quella che sarebbe effettivamente la pronuncia vera e propria, quindi Tezuka. Allora, anime preferito dell'infanzia, credo tutti quelli che sono andati in onda su Bim Bom Bam. Io adoravo Alvin Rock'n'Roll, piuttosto che Lady Oscar, Quasi Magia Johnny, ma se devo scegliere, credo che tra Lady Oscar e Cavaliere dello Zodiaco non saprei quale scegliere. Mentre l'autore che più di tutti ha segnato il mio percorso fumettistico credo sia stato Eiichiro Oda, semplicemente perché grazie a lui, grazie a One Piece, verso l'inizio del 2008 è completamente esplosa, rinata e arrivata a dei livelli che ancora oggi sono esponenziali e non si fermano, la mia passione per il fumetto. Gabriele Bitossi chiede come mai non seguiamo supereroi americani. Io ho diversi motivi. Uno è perché l'ho provato a leggere e non mi piacciono più di tanto, quasi nessuno. Uno perché non mi piacciono le storie infinite, che poi ripartono, remake, reboot, resta cippa e non mi piace questa cosa per niente. E non vedo neanche la necessità di ambientare delle storie più adulte, più con sottotrame diverse, in un mondo supereroistico. Ci può stare. Nel caso di grandi capolavori come Watchmen, che comunque è un'altra cosa totalmente, però appunto il supereroistico seriale non mi dice granché. Perché non seguo supereroi americani? Allora, la ragione è molto semplice. Io in passato avevo letto qualcosa, diverse testate, e sinceramente non mi avevano preso più di tanto. Il fatto che c'è una continuity, dei reboot, io non ho mai capito niente, e questo unito al fatto che non è proprio un genere che mi aggrada, preferisco, ho sempre preferito, preferirò, penso, in futuro anche così, non leggendoli. Ho letto qualcosa di inerente tipo The Killing Joke, Watchmen, però anche questi sono altri tipi di fumetti supereroistici. Quello magari che analizza il supereroe da un altro punto di vista credo che sia un qualcosa già un po' più affine alle mie corde. Invece è il semplice proprio fumetto supereroistico con il supereroe al centro di tutto che fa le stesse cose più o meno su ogni testata, boh, non mi ha mai detto niente. Alessio Tambo chiede qual è il manga o fumetto che vi manca per sentirvi realizzati. Io l'ho intesa come il fumetto che manca nella nostra libreria e io direi al momento nessuno perché ho tutto quello che vorrei leggere a parte le cose che devono ancora uscire o magari non pubblicate in Italia. Allora, sicuramente il manga che più mi manca per sentirmi realizzato, l'ho detto prima, è l'Immortale. Sto provando da una vita a cercarlo completo, ma in questo caso dovrei dare un rene, due polmoni, un cuore, un fegato, perché non esiste completo a prezzi umani. Alessio Magnux chiede quali sono secondo noi le tre opere meglio disegnate. E io direi al primo posto Vagabond, o meglio, non voglio fare una cosa da primo, secondo e terzo posto, ma ne dico solamente tre che mi vengono in mente. Vagabond, poi ci metterei Detonation Island di Tsutomu Takahashi. È un'altra opera veramente impressionante, secondo me, a livello complessivo, ma soprattutto anche a livello di disegno, è The Climber di Shinichi Sakamoto. Allora, tre opere meglio disegnate, penso che sia un po' riduttivo perché credo di poterne dire almeno 10 volte di più, però per stringere ancora di più direi anch'io Vagabond e credo qualunque opera di Mebius e mi piace molto il tratto di Magnus. Io in particolare di Magnus ho letto il racconto su Tex, La Valle del Terrore, e quello per me è disegnato da Dio. Stefano Volonté chiede cosa ne pensiamo di Dorohedoro. A me piaceva abbastanza, l'ho venduto per problemi di spazio e di soldi, però vorrei recuperarlo adesso che è finito e leggere tutta la serie, perché è veramente molto molto particolare, una storia complicata da rileggere più volte magari, però veramente veramente impressionante, anche a livello di disegno. Cosa ne penso di Dorohedoro? Penso che sia davvero un bel manga, purtroppo per la sua complessità e soprattutto le uscite diluite in maniera incredibile nel tempo ho dovuto interrompere la lettura e non appena si concluderà anche in Italia, manca solo un volume, spero il prima possibile, sicuramente me lo andrò a rileggere e in questo modo potrò apprezzare e capire meglio questa storia che è sì complicata ma davvero imperdibile. Lorenzo Goriup chiede quando faremo un video collezione e io gli dico molto molto presto, Lorenzo. Quando farò la videocollezione? Credo che questa sia oramai la 34.000.000.000 volta che me lo chiedono, non l'ho ancora fatta dopo oltre 4 anni perché
non vorrei girarla io, vorrei che qualcun altro la girasse per me e io venissi ripreso intanto che facessi vedere tutti i fumetti, anche perché così viene anche qualcosa di fatto meglio e sto sempre aspettando che qualcuno mi dia una mano, però spero davvero di riuscire a farla da qui al prossimo mese. No, non ci credete perché tanto non ci credo neanch'io. Filippo Fazio ci chiede cosa pensiamo dell'esplosione dei manga nel mondo, ci sarà una crisi di popolarità o durerà nel tempo? Quali sono le ragioni del successo? Secondo me le ragioni del successo sono che comunque il manga presenta delle situazioni, sì, a volte quotidiane, ma prese e messe in una realtà completamente diversa da quella occidentale, che quindi incuriosiscono tutto ciò che è diverso, incuriosisce il lettore e lo rende partecipe, anche perché magari si immedesima in qualcosa. Appunto di diverso da lui e quindi riesce a goderne di più. Immaginate che coglioni se viveste durante la lettura di un manga quello che vi succede nella vita di tutti i giorni. Può esserci chiaramente l'eccezione, ma nella maggior parte dei casi è così. E secondo me durerà perché non vedo finita assolutamente, ma neanche minimamente l'industria del manga, anche se ha avuto delle flessioni, ha un po' di picchi di qualità ultimamente perché non escono tantissime cose degne di nota, o magari è che quello che vediamo in Italia magari non rispecchia benissimo qual è la situazione del manga in Giappone, dove il seinen comunque va ancora benissimo su tanti titoli bellissimi e ci sono anche dei buoni titoli shonen. Questa è davvero un'ottima domanda. Allora, per quanto riguarda l'esplosione dei manga del mondo, credo che sia un fenomeno sempre più in crescere. Chiaramente ci saranno e ci sono tuttora dei periodi molto altalenanti, e questo dovuto a tantissime ragioni, come ad esempio magari un mercato stagnante sia in Giappone che anche nei paesi in cui i volumi vengono pubblicati. Parlo per l'Italia, secondo me l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha una mole così grande di manga, di titoli tra i più diversificati. Purtroppo la maggior parte al momento di quelli che stanno pubblicando non è delle migliori, e spero sempre che il meglio del meglio che attualmente viene anche pubblicato in Giappone possa prima o poi anche essere pubblicato in Italia. E non credo che possa mancare neanche troppo tempo, perché comunque grazie alla spinta dell'animazione il cartaceo, proprio il fumetto vero e proprio, secondo me può aumentare di notorietà. Fumetto e animazione vanno proprio di pari passo, ma è credo l'animazione che spinga ancora di più a far sì che il fumetto, in questo caso il manga, sia un qualcosa di più fruibile a tutti. Luca Marozzi chiede il fumetto che più ha segnato la vostra vita da lettori, e io dico assolutamente La Fenice del maestro Osamu Tezuka, che è un'opera veramente che trascende i generi, trascende i media e trascende le opere d'arte, secondo me. Se con Dragon Ball c'è una sorta di affetto quasi familiare, One Piece è stato invece ciò che mi ha dato la spinta fino ad oggi e anche in futuro sicuramente ad accrescere questa mia passione. L'ultima domanda viene da Daniele De David che ci chiede cosa ne pensiamo di Dr. Slump e io dico che è veramente una bella bella serie. Mi aveva fatto ridere la prima volta che l'avevo letta, mi fa ridere anche adesso che sto leggendo la Perfect Edition, i disegni sono molto molto buoni, Toriyama è sempre stato un buon disegnatore, anche in serie comunque più leggere come questa, e quindi io ve la consiglio. Allora, Dr. Slump penso proprio che sia un ottimo titolo, un manga che nonostante abbia oltre 30 anni è invecchiato maledettamente bene e nonostante sia antecedente a quello che poi ha fatto conoscere Toriyama al mondo, cioè appunto Dragon Ball, in realtà ci sono tante cose in Dr. Slump che mi fanno apprezzare molto di più la modalità con cui Toriyama sceneggia, imposta anche le tavole e crea le sue storie. Se c'è un qualcosa di divertente, di genuino, di puro, credo che il Dr. Slump incarni proprio tutto quello che Toriyama era all'inizio e spero prima o poi che possa ritornare ad essere. Le domande sono finite, il video è finito, fateci sapere cosa ne pensate, avete altre domande, fatele qui sotto nei commenti, iscrivetevi a entrambi i canali, il mio e a quello di Dario, condividete, se l'ho già detto, fatelo e a presto! Grazie mille per queste domande e niente, grazie soprattutto per la pazienza che avete avuto per aspettare questo video. Chissà mai che in futuro non ne facciamo un altro, ovviamente tempi permettendo. Ciao a tutti!